Naturalmente, dopo aver trascorso una vita in America, si guadagnava la pensione. Gli africani sono sempre emigrati, no? Sta accento pionerese che non so di l'uvase, faceva subito riconoscere. Sì, è riuscito all'ufficio postale a ritirare la pensione. Si è presentato pure in America, c'era la fine, no? C'è capitato un primo dopoguerra, sa? E dopo una fine interminabile, finalmente arrivato, come ha guardato, qui ha chiuso lo sport. Guarda per noi, la pensione, tomorrow. È morto tu e tutto l'Isiana. Così è passato 15 giorni, circa, non avevo mai attimo. A un certo punto ha messo la panna sotto un ciasco, ah, corno fragile, la pensione! Com'è che facevi? Non ne tengo, ma non mi sono stato, ma gli abito lontano. No, no, senza documenti, insomma. Se tornava alla casa e trovava la migliore che era appacciata. La femmina arnorista, ricordate, non è che piangeva normalmente, non parlava in modo naturale, no? Quando viene a manifestare un disappunto, si sciarpavano i capelli, si grattavano, si rascavano la faccia, drr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 
rendere chiome a Matt, rabbiando non andando all'ufficio postale, ma dava la pensione. E è stato lo primo, sempre presente. Documento, c'è sangue, niente, ma non ci scordare che ho la memoria, ma io sono vecchio, sono anziano, vieni qua tutta la peloria di anni, qua c'è il mio bosco prima. Ma che ti voglio dire, tutte hanno chiare, però. Però. Mosso a pietà l'impiegato postale, ci ha dato la pensione, è tornato alla casa sola. Hai visto? Scendere la fessa, hai visto? Che pur senza documento mi ha dato la pensione. E come hai fatto? Come hai fatto? Come che non ci ha spondato la camicia? E non ci ha fatto per i piedi. C'è storia, scendere la fessa, che vuoi? Ti avessi spondato la braghetta tra giù l'accompagnamento. Naturalmente. Chiaro. La gente si può bracco. No, no. Cancia farina e acqua, non manca accorto. Se no. Sono persi. Naturalmente è morto in America, però un cavolo che è stato creato da un padre eterno, mica poteva morire. E lui si è incarnato come? Nella musica americana, nel blues, che è la musica dei negri. E allora il nostro dialetto rionerese lo facciamo sentire accompagnato da un blues americano. Shoot down my
Francesco, alla chitarra Rino, alla batteria Chico, al basso Alessandro e alle tastiere Pierangelo. E io vi saluto augurandovi sempre la benedizione.